Ciao a tutti i tuoi lighters, io sono Lilly e ho sempre mal di gola perché sto registrando lo stesso giorno dell'ultimo episodio, quindi il primo. E comunque benvenuti al secondo episodio di A Stitch Cat Sale, con la mia pronuncia fantastica, tanto per cambiare. Allora, abbassiamo un po' il volume, mi sta dando l'urto. Ok, benissimo. Allora, pensavo di far uscire questa miniserie, cioè... Sì, può essere considerata serie, forma, vabbè, qualcosa. Il giovedì e la domenica, se ci riesco ovviamente, perché conoscendomi sono una persona che non termina mai i progetti, quindi non so se ci riuscirò, però ci provo. E comunque cioè ho lasciato tutto quanto a dove eravamo arrivati, perché il gioco salva ogni volta che il gattino va a dormire, quindi praticamente vi avevo fatto conoscere un po' il gioco nell'ultimo episodio. Oggi si comincia con l'allenamento. Allora, qui c'è il gattino, ma sì, ma stai fermo. E la cosa in alto mi dice di cliccare qui in alto per vedere tutte le informazioni degli NPC con cui ho parlato. E mi dice di andare a dormire, ma è ancora giorno, quindi io per ora aspetto. Allora, nel cassonetto c'è una lisca di pesce, ma sinceramente mi fa male, non sto morendo di fame, quindi anche no. Ok, andiamo a parlare con l'Elder Cat, che è quello bianco. Gli umani sono pericolosi, devi stare attento. Vabbè, io gli faccio sempre l'amico, sei abbastanza amichevole, ma devi imparare. Vabbè, sì, le solite cose che dice lui. Ok, bene, fantastico. Adesso io andrei dall'umana perché mi dà da mangiare. Sì, con molta calma, gattino tranquillo. Allora, penso che nel prossimo episodio mi dedicherò a fare l'upgrade della casa, come abbiamo visto prima, perché mi si stanca troppo, cioè mi si stanca subito il gatto e ha sempre fame, quindi penso che sia meglio. Allora, io giocando ho capito che, perché ho giocato sul telefono, qui non ho toccato niente. E ho capito che portando dalle scatolette al capo degli gatti mi dà delle informazioni. Quindi gli porterò una scatoletta. Sempre con molta calma, eh. Give a gift. Grazie. Non so, vabbè. E gliene potrei portare un'altra. Sì, allora facciamo che io mi mangio gli avanzi e gli porto un'altra scatoletta perché mi serve essere amico suo. Cioè, è proprio importante. Vabbè, l'osso, facciamo che... Di qua c'è il cane. Non mi ricordo sinceramente se nell'altro episodio ve l'ho fatto vedere. Però di qua c'è un cane. No, però effettivamente poi mi... No, gli ossi non gli piacciono a quel cane, è un po' strano. Allora, bellissimo, una coda di pesce. Schifo, no. Ok, dicevo, andiamo a prendere questa scatoletta a quel gatto. Poi ho visto che di notte gira anche un umano. Di giorno non mi è mai capitato di vederlo, però sinceramente non sono neanche sicura che ci sia solo di notte. Se vedete quella bottiglia lì, se ci... Ecco, si è fatta notte, bellissima. Quella bottiglia lì mi dà le schegge di vetro e sinceramente non ci tengo a farmi male. Drop, non me ne frega niente. Un topo, ti prego. Sì, i topi sono buonissimi. Cioè, nel senso per i gatti, eh. Riportiamo sta scatoletta al tizio. Cioè, ma mi pare che io mi faccio dare il cibo e poi lo devo dare a lui. Sì, ma non devo urlare, mi fa male la gola. Che poi urlare, non ci riesco ad urlare, quindi vengono cose brutte. Ecco, c'è un umano, non era questo che dicevo. Questo mi ha detto di andarmene. Però io provo lo stesso. Bene, ma brutto. Questo mi ha picchiato. Dovevo ascoltarlo e andarmene. Ti è sta scatoletta, non fare storie. Oh, questi qua ve li avevo già fatti vedere. Sì, ve li ho fatti vedere che vi ho mandato un regalo. Vediamo cosa hanno da dire.
Mamma ha detto di non parlare agli sconosciuti, noi facciamo gli amici. Ah, vabbè, sì, per ora non hanno niente da dire. Ciao! Mamma ha detto di non parlare con gli sconosciuti, non siamo ancora amici, quindi no. Allora, come possiamo essere amici? Non lo so. E l'Elder Cat ha una cosa luccicante intorno al collo. Ha detto che l'ha avuto dai suoi amici. Penso che possiamo essere amici se abbiamo quella. E io mo dove la trovo quella? Cioè, sinceramente questa ancora non so dove trovarla, eh. Vediamo, qui c'è una tizia, ma con questi qui non ci posso parlare solo con quelli che sono che hanno la sagoma nera, quindi non posso. Qui, ecco, qui c'è un tizio che secondo me è molto amichevole. Ciao Kitty, vabbè sì, non capisco quello che mi dice, io mi faccio accarezzare, bene, fantastico. Raga, scusatemi se, cioè, io non sono abituata a parlare mentre gioco, cioè di solito faccio tutto da sola e non parlo. Quindi scusatemi, però cercherò di migliorare piano piano. Vabbè, questo mi ha detto non rubargli dal negozio. Siamo amici. Ah, va bene. Ok, io direi che andiamo a dormire perché sto morendo di pecca, appunto. Aiuto, aiuto, crepo, aiuto, crepo. Allora, quando mi investono non muoio subito, però, cioè, guarda, ah, sto perdendo un sacco di salute. Se muoio, faccio un casino. Oddio, 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 raga, me la sono vista bruttissima, ma proprio tanto brutta, eh. Raga, no, sto morendo tantissimo. Devo stare proprio attenta, mamma, attenta. Vedete, devo fare assolutamente l'upgrade della casa. Ma vaffan bene. Macchine del cavolo. Vedete quanto è difficile la vita di un gattino randagio. Ecco, fatto da solo. Allora, quanto è passato? Sono passati 7 minuti circa. E sì, mi sono segnato l'orario stavolta. E io guardo un annuncio perché così arrivo subito al giorno dopo. Ok, fantastico. Allora, la salute ce l'ho bassissimissima. Devo trovare assolutamente qualcosa da mangiare perché altrimenti ci crepo. Oh mio Dio, no, io muoio, devo andare a mangiare una scatoletta immediatamente. Elder Cat, con te ci parlo dopo perché così crepo. Se mi investono sono mortissima proprio tanto tanto. Corri da quelle scatolette, dammi un topo, ti supplico. Voglio i topi. I topi e le scatolette, i pesci. Ti prego, dammi da mangiare, ti supplico. Sì, vabbè, praticamente. Ah, questa qui sta diventando mia amica. E mi ha detto. Io sono riuscita a capire le sue parole. Mi ha detto: sei abbastanza. Stai molto attento, vero? Mi dispiace, hai paura, mi dispiace, non ti farò male. Però mangia. Non prenderò mai il tuo cibo, no amore, invece lo prendi perché ti serve. Finché non ci conosceremo bene e ti lascerò il cibo qui, va bene? Ho detto non lo voglio, ma brutto coso. Non cadrò nella tua trappola. Prendi il tuo cibo con te. No amore mio, tu mangi, è diverso. Stai morendo. Oh, meno male. No, ancora. Vabbè, sì. No, non glielo ridò il cibo, è inutile. Col cavolo che gli ridò il cibo. Brutto. Io me lo mangio il cibo, se permetti. Scusa, mi dà da mangiare, io mangio. Vabbè, sì, me ne faccio poco di una buccia di banana. Dammi un topo, mi serve un topo. Un cavolo di topo, no. Difficile? Allora io sarei voluta andare dal capo e dargli una scatoletta, però è troppo difficile, cioè mi serviva a me in quel momento, quindi non posso. Allora, vediamo cosa c'è di noi. Sì, però qui c'è il cibo da rubare, cioè mi dispiace farlo, mi dispiace tanto farlo, però mi tocca perché sto morendo. Ha ha ha!
E non so cosa mi dice questo perché non riesco a capire, però io me lo faccio amico perché un amico in più è meglio di un amico in meno. Cibo. Cibo buono, cibo. Vediamo se qui c'è qualche persona con cui posso interagire, perché ci vengo anche sul telefono, non ci vengo quasi mai qui. Un fiore. Forse il cane fa piacere. Perché il cane era fissato con i fiori. No, però. Ah, posso mangiarmi un fiore, benissimo. Ma sì, ma si fa notte subito. Io ho solo 12 giorni, non un anno, eh. Altri fiori. Ecco l'umano che vi dicevo che vedo solo di notte. Ciao! Ah, ma è quello di prima. Vabbè, io non capisco quello che dice questo, cioè. Vabbè, sì, siamo amici? Bene, fantastico. Scusatemi. Più che altro, voi come state? Fatemelo sapere nei commenti, così almeno commentate. Andiamo a parlare col cane. Col cane vi parlo sempre di notte perché sta sempre qua tanto. Lui mi dice che sono carino e. Ah, bene. Allora, come vi ho detto nello scorso episodio, ci sono 12 finali diversi. Io per ora ne ho sbloccato solo uno, che è abbastanza triste. E ho letto i FAQ, ovvero le domande che fanno a. Non FAQ, quello che avete pensato voi. Ovvero le domande che fanno gli sviluppatori. Ecco. E c'era scritto che molti finali. Aspetta, blocco un attimo. Così, blocco un attimo. E c'era scritto che molti finali sono tristi. E però hanno anche spiegato il motivo, ovvero questo gioco è fatto anche per sensibilizzare le persone con i gatti randagi, ovvero sul non abbandonare i gatti e comunque cercare di essere gentili con i gattini, vabbè, dargli da mangiare come, vabbè, questa roba qua. Ecco. E quindi è ovvio che molti finali siano tristi, però cioè se arriviamo a livello di amicizia 5, mi pare, con qualche personaggio. E il finale sarà molto più simpatico. E un consiglio che hanno dato sempre gli sviluppatori era che se ci si concentra su un solo personaggio ogni volta che si gioca, si riesce cioè si può sbloccare un finale diverso. Quindi, siccome si può giocare un sacco, cioè quante volte si vuole, conviene farlo. Benissimo, io adesso vado a letto perché se no. Sta cosa non. Passa. Passa, ok. Se no quella cosa non se ne andrà mai. Comunque questo gioco, cioè, è proprio molto. È fatto benissimo. Ed è molto carino. E anche, come ho detto prima, ha un significato bellissimo. Quindi secondo me cioè, è proprio bello. Allora, siccome sono passati. Aspetta, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Sono passati 14 minuti, mi sembra. Quindi io direi che il video può finire qui. E se vi piace questo gioco, continuate a dirmelo nei commenti perché continuerò a giocare. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!